Ecco, fratelli e sorelle, in questo tempo pasquale la parola di Dio ci ricorda appunto che noi dobbiamo entrare in un rapporto nuovo con il Signore. Conversione significa appunto trasformarsi, cambiare vita, cambiare mentalità, cambiare comportamenti. A partire da che cosa? A partire da quell'esperienza che attraverso la liturgia, attraverso la parola, attraverso la preghiera, noi possiamo fare dell'incontro con il Cristo risorto. Innanzitutto per trasformare noi stessi, perché il Vangelo e la parola di Dio è sempre qualcosa che ci chiede e che ci chiede di fare in ragione di quella che è la nostra vita personale. Poi in rapporto alla Chiesa, della quale facciamo parte tutti noi, e noi dobbiamo sentire la consapevolezza piena. E infine della testimonianza. Se lo Spirito Santo ci è stato dato nel battesimo, nella cresima, e ci viene dato ogni volta che lo invochiamo dal Signore, è perché la nostra vita deve diventare una testimonianza, così come è stato per gli Apostoli, così come è stato per i Santi, Padre Pio, San Francesco, che noi veneriamo, è perché la loro testimonianza in forza dell'azione dello Spirito che ha operato in noi ha reso la loro vita parola vivente, ha reso la loro vita testimonianza viva di quell'unico annuncio di gioia, di consolazione e di speranza che è il Cristo è risorto ed è risorto davvero. Sia lodato Gesù Cristo.